Attualmente è ritornato il sole, finalmente. Io sono rimasto qui sulla costa perché è veramente una cosa bellissima. Guidare qua per un motociclista non è che sia appagante a livello di strade di per sé, perché ovviamente sono strade infinitamente dritte che tu guidi per un rettilineo infinito. Arrivi a un certo punto, no, che magari passi una collinetta, ok, e dici, oh vabbè, adesso magari c'è qualche curva. Quando arrivi su, rivedi un orizzonte infinito che dici, porca. Però è un ambiente in cui guidare che è assolutamente spettacolare, quasi indescrivibile. Cioè, per noi che non siamo abituati ad avere questi litorali qua di spiagge, queste tipologie di viste, di orizzonti, è una cosa unica. Adesso vi faccio vedere un po'. Seria e difficile del viaggio, che è ripercorrere le orme dell'Oregon Trail. Quindi andrò verso est, fino al confine con lo stato dell'Idaho, cercando di ripercorrere quelle strade che centinaia di anni fa venivano percorse dai pellegrini dell'est, dell'East Coast. Percorrevano quella lunghissima traversata del continente per arrivare nel Far West, e quella lunga strada terminava qui in Oregon. Per questo è conosciuta come Oregon Trail. Farla in moto non sarà un'impresa semplice, perché guidare un 125 qui è parecchio diverso rispetto a farlo da noi. Le strade, i veicoli, le distanze, le velocità, tutto è amplificato qua. Voglio passare per tutti quei punti di interesse che erano caratteristici dell'antica traversata che raggiungeva il Far West. A livello di attrezzatura ho poco e niente. Tutto ciò che mi serve ce l'ho io, che è la volontà di riuscire a farcela. Affronterò questo viaggio zaino in spalla, senza guardare le previsioni, senza un navigatore. Tutto sarà improvvisato, non ho un programma definito, perché naturalmente non so quanti giorni impiegherò per fare questa cosa qua. Scenari naturali, spazi aperti, esterno. Questo è l'Oregon e questo è quello che io cercavo. La cosa da tenere in considerazione è che l'Oregon a livello di superficie è grosso più o meno quanto l'Italia, ma come densità abitativa conta la metà degli abitanti della Lombardia. Quindi è facile intuire che qui non si trovano grandi città, metropoli, ma piuttosto l'attrattiva principale dell'Oregon sono le bellezze naturali, che qui sono veramente uniche, soprattutto lungo la costa, che è considerata il gioiello dell'Oregon.